cioè che queste moto ufficiali, onda ufficiale c'erano il kit 2 praticamente. Alcune, non tutte, alcune. Io ho lavorato per. Ho lavorato anche su dei kit loro, cioè non solo miei. Cioè ne ho fatto parecchie cose io. Negli anni 90 kit A e kit B della moda 55. No, quello lì negli anni 90. Negli anni 90 io feci degli altri motori per Schwanz, per la Suzuki. Sì, 90, negli anni 90. Negli anni... I capi russi vinsero nel 90? No, io lì non facevo niente. No, allora, io nel 2000 ho lavorato sull'onda di Altamora. Quando vince il mondiale nel 2001 Altamora. 2000, quando si era giocata per 125 come l'anno? Mi pare che fosse il 2000 perché Melandri aveva vinto il diverse gare e poi avevano fatto il cartello Altamora campione, Melandri Cabroni in Spagna perché praticamente Altamora non aveva vinto neanche una gara. Neanche una gara, aveva vinto per un punto. Allora quegli anni lì, adesso non mi ricordo, comunque quell'anno lì c'è la moto gliela facevo io qua. Che correva per Matteoni. Sì, infatti banco prova la moto lì, ma io lì lavoravo su quello lì che c'era. Poi ho fatto degli alberi per tantissima gente. Ne ho fatti tanti, dei bristoni li ho dati a tanti team. Quindi ti finanzi anche in questo modo? Sì. Qui da me c'è stato vari personaggi della Yamaha, c'è stato l'ingegnere Ioda qui da me parecchie volte per dei progetti Yamaha. Ho fatto dei cilindri quando Spencer ha corso con la Yamaha. C'è stato un periodo che Spencer ha corso la Yamaha. Non mi ricordo. So che venivano, stavano qui 3 giorni qua fuori a lottare, intanto mi portavano i cilindri a me, io li paciugavo, poi gli ridavo, sì, ho fatto. Che al concorso correva e non correva perché c'era delle gare, partiva e poi non arrivava neanche in fondo. Io non mi ricordo perché avevo poco tempo per guardare, cioè io non guardo mai le gare, io sono 15 anni che non guardo una gara alla televisione, perché se guardo quelle degli altri non posso fare le mie, quindi secondo me sono più importanti le mie di quelle degli altri. Quindi sto qui dentro a lavorare. Quanto è bello vedere uno che è in moto da più. Ultimamente ho fornito tutti i team che facevano quando c'erano quelli due tempi, 2,5 e 125, facevo i getti per tutti, KTM, Honda, i getti dei carburatori, tutti montavano i miei getti. Sembra incredibile. Non è una tecnologia poi. No, è una cagata molto comune. Ah, non lo so. Questo cagata dell'otto non fa le misure, ma ne fa uno ogni tre o ogni due. No, anche la Ken. Allora anche la Ken salta da 2 in 3, da 2 in 3, da 2 in 3. Ma se fossero giusti, sarebbe roba da ridere. Il problema è che non sono giusti, c'è una differenza di 5, 6, 7 punti da quello che c'è scritto sopra. Se un bicilindrico, cioè posso avere due getti diversi, cioè con lo stesso numero. Allora, tu in un bicilindrico hai sicuramente due getti diversi. Sì. Questo è fuori discussione. Però con lo stesso numero. Con lo stesso numero puoi avere fino a 7 punti di differenza. A me mi dà fastidio anche un punto, stavo pensando di farli mezzo e mezzo, se non è solo mi a te vedi una differenza della Madonna. Con un punto, quindi ti dico, questi qua io ne ho provati fino a 7 punti, quindi dopo si sparsa la voce, che io allora la voce, allora io li ho fatti per me in gran segreto, li usavo solo io, che anche queste cose qui io le pensavo già 10 anni prima, ma ci sono arrivato a farli 10 anni dopo, tornando al discorso che sono in ritardo di 10 anni, riesco a fare questi getti, comincio a provarli, mi si è aperto il mondo, ho detto cazzo adesso qui giochiamo davvero bene. Perfetto, poi la cosa si è sparsa in giro perché, sai, uno ti vede che hai un getto di un numero strano, se no una chiacchiera, una parola, un altro, sono passati 3-4 anni, hanno cominciato a dire, cazzo, Granani, te hai dei getti che noi non è che te ci puoi dare, puoi fare, vabbè, allora ho detto, boh, adesso il giochino è durato per me fino a tot, mi sono divertito, vediamo di ammortizzare il costo iniziale che è stato notevole perché devi comprare tutto l'attrezzatura della Madonna. Ho cominciato a far giocare anche gli altri, poi la storia si è stesa anche a livello del mondiale, quindi poi è arrivata Honda, KTM, tutti che volevano però, quindi io li guidavo. Ah sì sì, solo che loro avevano anche dei sistemi proprio da imbecilli, perché allora loro avevano, allora ipotesi,
promoto, allora voleva uno per da A per 8 carburatori, cioè delle cose pazzesche. Allora, se te pensi che in una moto non hai mai lo stesso oggetto, in due moto non hai mai lo stesso oggetto, cioè praticamente con una serie fai quasi, mandi quasi 4 moto, no? Loro ne volevano 8, cioè praticamente cazzo ne fai, però vabbè, loro me li pagavano, li volevano, io li volevo. A un certo punto, non mi ricordo in che anno, vanno a fare le prove in Australia, salta fuori una circolare. Fermi, da quest'anno vietato usare i getti degli anni. Noi li abbiamo fatti che vanno meglio, con due grafici, c'erano due grafici, getti degli anni, c'è cioè proprio il foglio HRC, li ho avuti in mano. Getto degli anni, curva, getto nostro, curva, i nostri vanno meglio. Allora vanno a fare queste prove in Australia, non so con cosa li trovassero. Il getto si prova con un tampone, non con nient'altro. È una misura. Sì, che non faccia solo con un flussometro. Un flussometro. Sì, ma capito, ma con un flussometro se te hai un getto lungo così, uno corto, allora per misurare il passaggio tu puoi utilizzare un flussometro. Ma stiamo parlando di un getto, perché la misura è sempre quella, al centesimo è tutto uguale, te una volta che hai misurato il foro, cazzo, il bello del foro non c'è mica niente. Allora niente, mi fanno sto foglio, vanno a provare, mi chiamano da là, dicono Grani qua è una catastrofe, non va un cazzo. Come dicono va un cazzo? No, qua siamo tornati al problema di due anni fa. Questo è un problema vostro, a me non me ne frega. Io li ho, li avete anche voi, tornate a mettere i miei. Grani dice no, qua l'ingegnere gira, controlla, non vuole. Dico vabbè, allora io che cazzo c'è? Vorremmo venire da te per controllo. Ah, bene, venite pure da me per controllo. Ok. Una settimana dopo arrivano qua, dall'Inghilterra, con un baladano alla Madonna, comincio a provare, erano come quelli standard, tale quale. Cioè, i getti speciali che avevano su 36.000 cose scritte, cioè ogni lato del getto c'era un codice, una misura, cioè una roba da cinema, erano come quelli standard, uguali. E loro avevano gli stessi problemi. Quindi non era cambiato un caso. Quindi te mi dici, per me è una stupidata questa cosa, ma lo è nel vero senso della parola, ma si vede che in altre situazioni non è una stupidata. Perché non ce la fanno? Io non lo so, è chiaro, non è molto chiaro. Cioè li faccio io. Più ingegneri! No, ma lì non è questione di ingegneri, lì è questione che se te fai tutta una procedura per avere il getto, il materiale giusto, stabilizzato, termicamente, io cioè, ci sto un po' dietro a questa storia, non è che te prendi e fai, cioè sono fatti con un certo metodo scientifico. Io ho una tolleranza di 2 micron, da 0 a più 2 micron, ma sono perfetti tutti i getti. Te sposti di un punto, vedi la differenza chiaramente al banco nei parametri. Effettivamente è il punto che cambia. È un punto. Io ho un 200, metto un 201, un 199, vedo perfettamente quello che ho fatto. Quando te hai uno dei loro, per esempio, tu hai un Canon, hai un 198, dici cazzo, sono un pelo magro, metto un 200. Cazzo, metti il 200, sei ancora più magro. Dici, cazzo, è successo? Vabbè, è un 195. Allora, il 198 era 202, il 200 è 198. Quindi, hai capito com'è la storia? È quello che ti incarica. Lui che cercava la calcolazione, non ce la farai mai. Infatti, con quei getti lì si sono tornati a incasinare. Ma il discorso dei power set non è sconosco alla mancanza del set. No, il power set è un'altra roba. Power jet elettronico è per togliere benzina in auto. Questo è diversa storia. Allora, dipende quanto, a che regime fai funzionare il power jet. Cioè, te il power jet lo puoi usare solo da A, da prima, da dopo, cioè puoi a varie interpretazioni. Il power jet è una cosa molto furba, ma però quello non fa tutto. Quello che fa tutto è il jet principale, che ti porta benzina. Da quando te sei chiuso a quando dai gas, se lo fa già più il massimo. Eliminazione elettronica, come aveva fatto la casina, secondo me non sarebbe la brutta idea. Secondo me l'iniezione elettronica, a mettersi lì a farla, secondo me funzionerebbe. Solo che ci vorrebbe un po' di tempo per metterla a punto. Io ho 10 anni. Io sarei tentato, forse tra 10 anni lo farò. No, ma la cattiva sarà. Cioè, no, ma anche l'onda l'aveva fatta.
la Honda negli anni su quella di Roma, no, ce l'aveva Itu negli anni di Itu. C'era un pilota con un Itu c'era anche l'espansionello che stava a quello ce l'aveva Honda che andava fortissimo a Mugello, mi ricordo quando la trovavano, era velocissimo. Però non so per quale motivo non abbia avuto proseguo. Però il discorso mio è se te hai investito un HRC, cioè, non fa un ragionamento del genere. Quale ragionamento? Sui jetty. Cioè per lui non puoi partire. Allora, l'HRC non fa nessun ragionamento. L'HRC va alla carry. Cioè non è che l'HRC si mette. Allora, l'HRC è un ufficio. Non è un. Cioè l'HRC è un ufficio. Nell'ufficio decidono di andare qui fornitore che poi sia legato più o meno a Honda. La Kane è legata alla Honda perché la Kane è quella che fornisce tutti i carburatori, tutti i corpi farfallati, tutte le iniezioni per la Honda. Quindi diciamo che sicuramente l'80% del fatturato della Kane lo fa la Honda. Quindi cioè, io quando chiamo la Kane questo arriva di corso. Attenti! Bravo! Quindi è come che fossi io, giusto? A un certo punto quello della Kane si prende la briga di fare i jet. Quindi, ma quello della Kane dovrebbe avere un'esperienza della Madonna di sti jet, perché ne hanno fatti milioni, miliardi. Si fanno i carburatori, si fanno i jet suoi. Okay. Allora, tu spiegami, io me lo sono chiesto tante volte, il perché di questa cosa. Però non so dare. E questa non è una spiegazione, non so dare, cioè, come fanno, cioè.